Cavalcavia delle Milizie, sono le 18.30 e guardate che succede in questo momento davanti alla ricettineria. Nel frattempo ringrazio Diamond Frank per le immagini, la circonvallazione, come potete vedere le macchine, ci sono le persone che stanno tornando a casa e questo è lo spettacolo che ci vediamo nei pressi delle ricettinerie. Via San Cristoforo, per arrivare alla ricicleria è tutto un immondezzaio, un immenso deposito di oggetti buttati lì, carrelli, simbolo primo del degrado. E ritorniamo piano piano a fianco a queste proprietà malmesse che poco c'entrano con la Milano del 2020, città europea, a rivedere la discarica. Inizia la nuova epopea dei monopattini, abbandonati in giro ovunque, questo è uno dei tanti appoggiati sul muro. Ma proseguiamo, ci stiamo avvicinando a media, guarda di nuovo alla discarica, una pillola di Sikina e Porta per farvi vedere alcune cose che sicuramente non vanno bene, lo noterete anche voi. Un estintore buttato lungo la strada così. Proseguiamo. Direzione filo Trambino, circonvallazione. Ed eccoci, tempo di fare un piccolo giretto per vedere il restante. Le persone che erano qui se ne stanno andando, quelle che erano, ecco, ne vediamo durante, dopo aver raccontato i suoi rifiuti qui all'interno della discarica si allontana. Ed è questo che vediamo ogni giorno passando per questa strada, municipio 6 di Milano. Comune chiaramente di Milano, Beppe Sala, che dire, speriamo che presto la situazione torni alla normalità, all'igiene e alla civiltà, perché questo non è il Covid, questo dura da anni. Un saluto a tutti da Tullio Trapasso, City Report, insieme a Diamond Frank, seguiteci.